Bentornato Gudler, bentornata. Ora continuiamo la descrizione del tuo desktop. Hai conosciuto cartelle e collegamenti. Ora passiamo all'opera. Vediamo come si creano. È straordinariamente semplice. Come puoi fare? In una zona libera del tuo desktop, clicca con il pulsante destro del mouse. Si genererà un menu più o meno ampio. Attenzione al menu. Perché? Perché questo menu non è standard, nel senso che la sua tipologia, la sua lunghezza, le opzioni presenti dipendono dal tipo di sistema operativo, dai programmi che installerai e comunque è tra l'altro personalizzabile. Una volta che si è generato il menu, vai sull'opzione Nuovo. Comparirà un nuovo sottomenu con un'altra lista, nella quale dovrai porre attenzione sulla scritta cartella o sulla scritta collegamento. Infatti, ti dovrai posizionare o sulla scritta cartella o sulla scritta collegamento, a seconda di ciò che vuoi creare, e clicca a questo punto con il pulsante sinistro del mouse. Supponiamo che tu abbia selezionato cartella, si creerà sul tuo desktop una cartella, denominata naturalmente nuova cartella, che potrai rinominare a tuo piacere digitando il nome più indicato. Se invece hai selezionato collegamento, creerai un collegamento, un percorso per raggiungere il file o la cartella o un programma per aprirlo ed eseguirlo. Infatti, si aprirà, nel caso in cui tu abbia scelto collegamento, una schermata del genere, nella quale, cliccando poi su Sfoglia, andrai ad individuare il file, la cartella o il programma a cui dovrai creare un collegamento. Si aggiungerà una nuova maschera con una nuova lista di cartelle, programmi e file dal quale tu dovrai prelevare il tuo collegamento. Una volta selezionato una cartella, un file o un programma, clicca pure su OK. Si visualizzerà questa schermata, nella quale dovrai cliccare su Avanti, in quanto il collegamento, in questo caso ad una cartella denominata blog, sarà acquisito. Ora potrai anche cambiare nome a questo collegamento e al termine cliccare su Fine. Avrai sul tuo desktop il collegamento che hai creato, che hai realizzato. Un'alternativa più rapida, secondo me, per creare un collegamento è partire dalla fine, ossia dal file, dalla cartella o dal programma stesso. Infatti, aprendo Esplora Risorse, individuerai il percorso che ti porterà alla tua cartella, ad esempio. Dopodiché, cliccando con il pulsante destro del mouse sulla cartella a cui dovrai creare un collegamento, si aprirà un menu nel quale dovrai individuare la scritta invia a. Nel nuovo menu che si creerà, seleziona con il pulsante sinistro Desktop, crea collegamento. Non farai altro che creare sul desktop un collegamento diretto a questa cartella. Quindi, dopo aver cliccato sul pulsante Desktop, crea collegamento, si genererà sul tuo desktop il collegamento alla cartella che hai selezionato. Se a questo punto clicchi due volte rapidamente sul collegamento che hai appena creato, si aprirà il file, il programma o in questo caso la cartella che hai appena creato. Se il collegamento riguarda un programma, un applicativo, in sintesi, si avvierà il programma stesso. Vediamo quindi come creare una cartella. In una zona pulita del desktop, clicca con il pulsante destro, si genera un menu. Abbiamo detto, vai a selezionare l'opzione Nuovo e clicca con il pulsante sinistro sulla icona cartella. Nascerà un'icona con la scritta nuova cartella che potrai denominare a tuo piacere. La chiameremo cartella di prova. Questa cartella ovviamente sarà completamente vuota. Puoi anche cambiare la sua forma grafica, il suo aspetto grafico, cliccando con il pulsante destro e selezionando Proprietà,
si aprirà una nuova maschera nella quale individuerai la sezione personalizza, nella quale trovi alcuni pulsanti tra cui cambia icona. Si aprirà una nuova schermata che ti permetterà di scegliere un'icona a te più piacevole. Cliccando sull'icona stessa e successivamente per due volte su OK avrai cambiata la forma grafica della tua cartella. Se ora vogliamo creare un collegamento, cliccando con il pulsante destro del mouse sempre in una zona libera, selezionando nuovo ed ora collegamento, si aprirà questa schermata. Cliccando su sfoglia si aprirà una nuova schermata dalla quale potrai individuare il file, la cartella oppure il programma da te scelto. Ne selezioniamo uno, ad esempio l'ultimo video che era stato creato. A questo punto qui ci è evidenziato tutto il percorso per creare un collegamento a questo video. Dopodiché, cliccando su avanti, puoi decidere se rinominare questo collegamento oppure lasciarlo come viene visualizzato. Cliccando su fine avrai un collegamento diretto, in questo caso specifico, alla lezione numero 59. Se clicchi due volte rapidamente sul collegamento si aprirà il programma che ti permetterà di visionare questo specifico file. In questo caso sarà la lezione numero 59. Altra metodologia per creare un collegamento in maniera più rapida è andare direttamente sul file. Qui per rapidità ho aperto direttamente il file al quale dovrò creare il collegamento. Cliccando sul file stesso con il pulsante destro, andando sull'opzione invia a e di nuovo desktop crea collegamento, immediatamente chiudendo questa schermata troverai il file a cui sarà stato creato il collegamento e a cui tu potrai cambiare anche il nome. Sul desktop c'è dell'altro? Beh, certamente ci sono altre icone e soprattutto ad esempio una barra chiamata delle applicazioni, degli strumenti e la Sistrei, ma di questo ce ne occuperemo dalle prossime lezioni. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!